Vi presentiamo Axor, Info Magazine. Seguiteci per qualche minuto in una carrellata delle tante caratteristiche tecniche del vostro Axor. Questo video non è che una breve introduzione. Prima di mettervi alla guida è essenziale leggere attentamente il manuale di istruzioni. Il primo argomento è la cabina di guida. Segue un'introduzione ai sistemi di guida e comando. Nella sezione successiva scoprirete i vantaggi dell'impianto frenante Telligent. Qui vi diremo tutto quello che c'è da sapere su BlueTEC, la soluzione conveniente per un futuro pulito. Seguirà un'introduzione alla trasmissione automatica Telligent. Cominceremo ora con uno sguardo alla cabina di guida. L'ingresso in cabina è facile e sicuro grazie ai larghi predellini. L'ampia apertura delle portiere facilita l'ingresso. Ci sono gradini nella protezione anteriore. La testa dell'attacco viene riposta nella protezione anteriore. Lo sportello di manutenzione si apre dall'esterno. Qui troverete i bocchettoni di riempimento per i fluidi di comando idraulico, della frizione, l'olio motore e il liquido di raffreddamento. Nota bene, il fluido del comando idraulico della frizione non richiede manutenzione e non ha bisogno di essere cambiato. Usare solo i fluidi di servizio consigliati nelle specifiche del fabbricante. La leva di sblocco della cabina di guida è situata sul lato destro, dietro il sedile del passeggero sulla parete laterale. La pompa idraulica di ribaltamento è situata sul lato destro, di fronte alla cabina di guida. La cabina di guida va aperta e ribaltata manualmente. L'Axor ha come optional la chiusura centralizzata. Si può fare richiesta di impianto di chiusura centralizzata esteso con radio telecomando. Le portiere si potranno aprire e chiudere tramite la chiave o il radio telecomando. Esso funziona puntandolo in qualsiasi direzione e non necessariamente verso una particolare zona del camion. Il radio telecomando consente di aprire la portiera del conducente premendo il pulsante una volta. Premere il pulsante una seconda volta aprirà la portiera del passeggero. Con l'impianto a chiusura centralizzata esteso, l'uso della funzione tramite la chiave o il radio telecomando fa sì che i finestrini laterali vengano anch'essi chiusi automaticamente. Il pulsante di chiusura a chiave del radio telecomando va tenuto anch'esso premuto. L'Axor è dotato di sedili realizzati da Hiesinghausen o Grumman. La regolazione corretta del sedile è essenziale per una guida sicura e rilassata. Entrambi i sedili si possono regolare con facilità, garantendo alti livelli di comfort e sicurezza. Se il tuo Axor è dotato del sedile con sospensione standard Hiesinghausen, la regolazione della profondità del cuscino, l'inclinazione del sedile, lo schienale viene regolato tirando la leva. Spostare lo schienale in posizione spingendola o rilasciandola. L'altezza del sedile. La regolazione longitudinale del sedile è resa possibile tirando il morsetto verso l'alto e fissata al rilascio del morsetto una volta raggiunta la posizione. Per la sospensione verticale l'ammortizzatore può essere impostato su duro o morbido.
La funzione di abbassamento rapido del sedile facilita l'entrata e l'uscita. L'altezza del poggiatesta è regolabile. Se il tuo Axor è dotato del sedile di lusso Grammar, regolazione profondità cuscino. L'inclinazione del sedile viene regolata tirando la leva. Lo schienale può essere regolato tirando la leva verso l'alto. Per regolare l'altezza del sedile, tirare la leva verso l'alto o spingerla verso il basso. La regolazione longitudinale del sedile è resa possibile tirando il morsetto verso l'alto e avviene per gradi. L'ammortizzatore delle vibrazioni verticali può essere impostato su duro o morbido. Nell'adattamento integrato pneumatico dell'anatomia, le singole camere sono pressurizzate e depressurizzate in modo indipendente. Ciò consente di adattare individualmente l'anatomia di regione lombare e fianche. Il riscaldamento del sedile può essere regolato su due impostazioni. Per facilitare ingresso e uscita, il sedile viene abbassato nella posizione inferiore o sollevato in quella di guida premendo su un apposito pulsante. Almeno altrettanto importante della corretta posizione del sedile è una configurazione del volante consona a una guida in posizione rilassata, che non nuoce alla salute e soprattutto sicura. Il volante viene sbloccato e bloccato da un meccanismo pneumatico. Per ragioni di sicurezza, il volante va riposizionato solo a camion fermo e freno di stazionamento inserito. Premere la parte inferiore dell'interruttore sblocca il piantone dello sterzo. L'altezza e inclinazione del volante potranno così essere regolati. Premere la parte superiore dell'interruttore blocca di nuovo il piantone dello sterzo. Se il volante non è stato bloccato, il piantone dello sterzo viene automaticamente bloccato circa 10 secondi dopo lo sbloccaggio. Per la prima volta, grazie a un tachigrafo digitale, le informazioni sulla guida e l'uso del mezzo saranno memorizzate elettronicamente, su una memoria integrata e sulla scheda personalizzata di ciascun conducente. I dischi tachigrafici convenzionali non sono più in uso. I mezzi dotati di tachigrafo digitale possono essere guidati solo con una scheda del conducente valida, tranne ove diversamente disposto dalle leggi in vigore. Il tachigrafo digitale si trova sulla console in alto sopra il sedile del conducente. I mezzi Mercedes-Benz sono dotati di dispositivi delle case Siemens VDO, Stoneridge e Actia. Secondo il modello vi mostreremo ora come inserire ed estrarre la scheda del conducente. Per maggiori informazioni si rimanda al manuale di istruzioni. Per inserire la scheda del conducente in un tachigrafo Siemens VDO, all'inizio del turno inserire la scheda nella fessura per il conducente 1, con la freccia rivolta in avanti e il chip rivolto verso l'alto. Spingere fino a che si incontra una resistenza e la scheda viene automaticamente tratta all'interno. Se non si vogliono fare modifiche, confermarlo premendo No e inserire il nome del paese in cui avrà inizio il viaggio. La procedura è la stessa per tutti i dispositivi. Nota: le leggi che governano l'inserimento di modifiche, gruppi di orari e stampe vanno sempre rispettate. Per maggiori informazioni si rimanda al manuale di istruzioni. Seguire a questo punto le istruzioni sul display. Per estrarre la scheda del conducente alla fine del turno, premere il pulsante di espulsione. Una volta confermata la nazione in cui ci si trova tramite il pulsante di menu, il display mostrerà che l'espulsione della scheda è in corso. Attendere che i dati siano stati trasferiti completamente sulla scheda ed essa fuoriesca dal suo alloggiamento. Si potrà ora prelevare la scheda.
Per inserire la scheda del conducente nel tachigrafo Stone Ridge, tenere premuto il pulsante 1 fino alla parziale apertura del cassettino. Inserire la scheda del conducente nel cassettino con la freccia rivolta in avanti e il chip rivolto verso l'alto e premerla leggermente in giù. Spingere quindi la scheda nel cassettino fino al completo inserimento. Spingere il cassettino fino alla chiusura e seguire le istruzioni sul display. Per estrarre la scheda, tenere premuto il pulsante 1 e confermare la nazione in cui ci si trova. Lo stato del trasferimento dei dati sulla scheda del conducente è indicato da una barra. Il cassettino si aprirà leggermente. Usando il dito, spingere leggermente in fuori la scheda con un'azione da sotto. Si potrà ora prelevare la scheda. Per inserire la scheda del conducente in un tachigrafo Actia, all'inizio del turno inserire la scheda nelle fessure per il conducente 1 con la freccia rivolta in avanti e il chip rivolto verso l'alto. Spingere fino a che si incontra una leggera resistenza. La scheda sarà tratta automaticamente all'interno. Seguire a questo punto le istruzioni sul display. Per estrarre la scheda del conducente alla fine del turno, premere il pulsante per il conducente 1. Una volta confermata la nazione in cui ci si trova, tramite il pulsante di menu, una barra di stato indicherà che l'espulsione della scheda è in corso. Attendere che i dati siano stati trasferiti completamente sulla scheda ed essa fuoriesca dal suo alloggiamento. Si potrà ora prelevare la scheda. Nota. Se si parte senza aver inserito la scheda del conducente, comparirà immediatamente un avviso sul display. Accostare in un luogo consono e inserire la scheda del conducente. La scheda del conducente è personale e valida per 5 anni. I conducenti devono portarla sempre con sé. Essa non potrà essere confiscata nel corso di ispezioni. I dati sulla scheda del conducente devono essere archiviati entro non più di 28 giorni. Nota. Se siete un conducente che usa mezzi diversi, tra alcuni ancora dotati di tachigrafo analogico, dovrete portare con voi documenti e grafici tachigrafici delle attività analogiche anche per i giorni di guida con dispositivo digitale. Si rimanda ai regolamenti e alle eccezioni di legge. I conducenti sono responsabili della sicurezza dell'Axor. Questo vale specialmente nel parcheggio in salita o discesa. Il freno di stazionamento deve essere inserito quando si parcheggia il camion. La leva di comando può trovarsi nelle seguenti posizioni. Nell'abitacolo, nel caso di abitacoli di lusso e per la lunga percorrenza, accanto al sedile del conducente, nell'abitacolo nel caso di furgoni per le consegne locali. Inserimento. Tirare la leva dalla posizione di disinserimento a quella di completo frenaggio. La leva si bloccherà e la spia del freno di stazionamento si illuminerà. Disinserimento. Sollevare il fermo della valvola del freno di stazionamento e spostare la leva nella posizione di disinserimento. La spia sul quadro strumenti si spegnerà. Verifica della sicurezza del parcheggio del camion con semirimorchio o rimorchio. Per raggiungere la posizione di verifica in modalità stazionamento, spingere la leva in avanti. Tirare quindi all'indietro fino alla battuta e trattenere. Sarà possibile ora determinare se la combinazione parcheggiata è trattenuta solo dalla forza elastica dell'impianto frenante della motrice in salita o in discesa. Nota. Se la leva viene rilasciata un'altra volta dalla posizione di verifica, il frenaggio viene attivato automaticamente. Il quadro strumenti è il cuore dell'abitacolo e vi informa dello stato operativo corrente. Se la chiave è ruotata nel piantone in posizione di guida, il display si illuminerà per circa 2 secondi. Al tempo stesso si sentirà un segnale d'avvertimento e si accenderà la spia stop. Inizierà a questo punto una procedura di autoverifica.
La spia stop si spegne dopo 8-10 secondi al massimo o dopo la procedura di avviamento non appena assicurata la sicurezza operativa. Nota bene. La guida non deve iniziare fino a che non si è spenta la spia stop. Attenzione! Se la spia stop si illumina durante la guida e si sente il segnale acustico d'avvertimento, significa che la sicurezza di guida è compromessa. Accostare non appena il traffico lo consente. Spegnere il motore e inserire il freno di stazionamento. Sforzarsi quindi di individuare il problema. La spia stop si accende ad esempio quando la pressione dell'olio, il livello dell'olio o del liquido di raffreddamento o la pressione del serbatoio in un circuito pressurizzato dell'impianto frenante sono insufficienti. Per maggiori informazioni si rimanda al manuale di istruzioni. Le informazioni sul mezzo sono automaticamente mostrate sul computer di bordo standard o su richiesta tramite l'attuatore oscillante. Non appena la chiave di accensione viene girata in posizione di guida e la funzione di autoverifica che si svolge in parallelo è completata. L'attuatore si trova sul cruscotto accanto al quadro strumenti. Il display mostra la pagina delle informazioni di base con indicazione di temperatura esterna e del liquido di raffreddamento. Conta chilometri totale e parziale e ora. Informazione d'esercizio, ad esempio quando viene attivato un blocco differenziale o il terzo asse. Informazioni di controllo, ad esempio sul livello dell'olio motore o sul pulisci parabrezza. Informazioni di servizio. Guasti e avvertimenti. Come pure dati diagnostici. Le informazioni compaiono in giallo, guasti e avvertimenti in rosso. Nei mezzi dotati di computer di bordo Plus ci sono poi un tachimetro e un contagiri. Quando la chiave viene girata nella posizione di guida, si avvia una procedura di autoverifica che si svolge in parallelo. Il display mostra quindi come pagina delle informazioni di base l'ultima schermata impostata. L'ora e il contachilometri parziale. Accanto al display sulla sinistra si troveranno tachimetro e valore rilevato dal contachilometri totale. E sulla destra, contagiri e valore rilevato dal termometro esterno. Sotto il computer di bordo si trovano l'indicatore del carburante, le spie luminose e gli indicatori della pressione della riserva del circuito frenante 1 o 2. Viene sempre indicato per primo il circuito con minore pressione. E la spia stop. Sotto la spia stop si trovano le spie di accensione del proiettore abbagliante, diagnostica del motore, freno di stazionamento, chiusura della cabina di guida e freno ausiliare. Le altre spie riguardano particolari attrezzature che possono essere usate con l'Axor. Esse comprendono dispositivi di partenza in salita, accensione e spegnimento del motore e freno di fermata. Sotto le spie luminose si trovano 5 pulsanti funzione. Il pulsante computer per la lettura del contachilometri parziale e il computer di bordo. Il pulsante temp, temperatura, per alternare la temperatura esterna ed il liquido di raffreddamento. E i pulsanti per controllare la luminosità del quadro strumenti. L'attuatore oscillante sulla plancia degli interruttori consente mostrare le letture o cambiare le impostazioni del computer di bordo. Il livello dell'olio motore può essere visionato tramite il comando di menu Info Controllo. Il display mostra automaticamente, ad esempio, se il livello dell'olio motore è basso insieme al rabocco consigliato o se il livello del liquido di raffreddamento è insufficiente. Se compare il simbolo del liquido di raffreddamento, significa che il livello del serbatoio di espansione è al di sotto del normale. Se compaiono la barra rossa d'avvertimento e la spia stop, accostare il mezzo e spegnere il motore.
Identificare il problema e verificare il livello del liquido di raffreddamento. Attenzione! Aprire il coperchio del serbatoio di espansione solo una volta che il motore si è raffreddato. Imprimere lentamente un mezzo giro a sinistra al coperchio per rilasciare la pressione in eccesso prima di aprirlo completamente. Nota: usare solo liquido di raffreddamento originale Mercedes-Benz. Per maggiori informazioni si rimanda al manuale di istruzioni. Nella versione standard del quadro strumenti il contagiri si trova a destra del display delle letture ed è diviso in tre fasce di velocità del motore. La fascia economica a pieno carico è mostrata nel campo verde. La fascia del freno motore è mostrata nel campo giallo. E la fascia che comporta il rischio di andare fuori giri è mostrata nel campo rosso. L'Axor con computer di bordo Plus è dotato di contagiri variabile. La fascia ottimale dal punto di vista dei consumi è mostrata qui nei campi verdi secondo le condizioni di guida. L'illuminazione si attiva quando il mezzo non viene guidato nella fascia di velocità del motore ottimale. Non appena si rientra nella fascia ottimale, i campi verdi si spengono. Accanto al quadro strumenti si trova un pannello di interruttori di frequente utilizzazione. I singoli interruttori sono di grandi dimensioni e contrassegnati in modo chiaro per facilitarne l'uso sicuro durante la guida. I simboli luminosi ne facilitano ulteriormente l'identificazione. Ecco alcuni esempi secondo l'equipaggiamento e gli eventuali optional. Impianto dell'aria condizionata. Presa di potenza. Sponda posteriore di carico. Dispositivo di partenza in salita. Luce d'emergenza. Avvio arresto motore. Disattivazione ASR. Trasformatore di tensione. Arresto d'emergenza. Le impostazioni per la climatizzazione ottimale dell'abitacolo sono rese possibili da tre interruttori rotanti posti uno sotto l'altro. Essi sono progettati per una grande chiarezza, comodità e facilità d'uso. Le loro funzioni sono le seguenti. Ventilatore. Se l'interruttore del ventilatore è nella fascia bianca, esso eroga aria fresca. Se l'interruttore è nella fascia gialla, il ventilatore ricircola l'aria nella cabina di guida. L'ingresso dell'aria esterna viene bloccato. Per arrestare il ventilatore, spostare l'interruttore su zero. Le fasi 1-3 sono per riscaldamento, ventilazione e raffreddamento. Fase 4, sbrinatura, raffreddamento e riscaldamento. È bene che l'interruttore sia sempre in fase 1 o 2.